Per trovare il minimo comune multiplo tra due o più monomi, procediamo nel seguente modo. Immaginiamo di avere i monomi 2a al quadrato b alla terza e il monomio 6x al quadrato y alla quinta. Nel prendere il minimo comune multiplo, sceglieremo i fattori comuni e non comuni con il maggiore esponente. Per quanto riguarda i coefficienti 2 e 6, prenderemo il loro minimo comune multiplo che è 6. La lettera A, che non è comune, la prendiamo col suo esponente. Lo stesso dicasi per la lettera B, ma anche per la lettera X e la lettera Y. Quindi questo monomio 6 al quadrato b alla terza, x al quadrato y alla quinta, e il minimo comune multiplo tra i due monomi. Facciamo un secondo esempio. x al quadrato y alla terza z, 10x y al quadrato z alla quinta, t. Chi è il minimo comune multiplo in questo caso? Prendiamo il minimo comune multiplo dei coefficienti. Tra 5 e 10 il minimo comune multiplo è 10. Di ogni lettera comune ne prenderemo una, comune o non comune, ne prenderemo una con il maggiore esponente. Quindi x al quadrato x, prenderemo x al quadrato. Tra le due y presenti prenderemo quella con più grande esponente, y alla terza, tra z e z alla quinta, z alla quinta, e infine anche la lettera t, perché dobbiamo prendere i fattori comuni e non comuni, presi una sola volta con il maggiore esponente. Portiamo infine un ultimo esempio. Meno 6x al quadrato y alla terza m2, meno 10x y alla quarta m alla terza, più m al quadrato n alla quinta. Tra 6 e 10 è l'1 che ha coefficiente del terzo monomio, il minimo comune multiplo è 30. Delle lettere prenderemo quelle comuni e non comuni prese una sola volta con maggiore esponente, x2x, prenderemo x al quadrato. Tra y3 e y alla quarta prenderemo y alla quarta. Tra m2, m alla terza e m al quadrato prenderemo m al quadrato, m alla terza, per la più grande esponente, e infine l'n, che figura solo nel terzo monomio, n alla quinta.